Oggi voglio parlarvi di coltelli qui, dalla Gusteria del Cavallo a Bologna. Oggi mi trovo in un posto storico di Bologna, la Gusteria del Cavallo. Qua dentro venivo a comprarci i coltelli quando ero un ragazzino e andavo alla scuola alberghiera qua a Bologna. I coltelli, come in tutte le cucine professionali, ma anche a casa, non tagliano mai. Punto numero uno: mai lavarli nella lavastoviglie a 100 gradi perché perdono il filo. Mai posizionarli dentro un cassetto tutti insieme perché che cosa succede? Lama contro lama perdono il filo. Attenzione, allora anche a casa dobbiamo sempre avere questo. Questo è un acciaino e serve per affilare i coltelli. Basta tenerlo nel cassetto. Poi abbiamo tanti tipi qua, ve li voglio far vedere. Questa è una coltellina esattamente per fare tagliare le tagliatelle, le taglioline. Cioè questa in quasi tutte le cucine d'Italia e del mondo manca. Possiamo comprarla? Qua abbiamo un coltello in ceramica, questo è perfetto per tagliare l'erba cipollina, per tagliare le erbe aromatiche, per tagliare le verdure. Se non vogliamo metterli nel cassetto e non abbiamo un ceppo, possiamo avere questa meravigliosa calamita. Addirittura questa è la versione in legno, cioè la calamita sta dentro, attacco così il coltello al muro ed è perfetta. Così i coltelli uno dopo l'altro sono anche belli da vedere, quindi ve la consiglio. Sorpresa delle sorprese, Roberta Capua! Ti voglio fare una domandina allora, visto che siamo qua e visto che sei la vincitrice della prima edizione di Celebrity Masterchef, qual è il coltello più pericoloso in cucina? Quello che non si sa usare. Oh, ma le sa tutte, vabbè, dai, non è valido!